Buonasera a tutti e benvenuti a questo speciale che oggi dedichiamo allo spettacolo, al cinema. Abbiamo come ospite una delle massime autorità del cinema italiano, ve lo presento, eccolo, Fulvio Lucisano, produttore storico, nonché presidente dell'ANICA. Buonasera Lucisano. Buonasera. Ecco, con il presidente Lucisano innanzitutto vorremmo parlare chiaramente di cinema, essendo lei uno dei massimi esperti, e traiamo spunto da una recente polemica che il regista Salvatores ha innescato sul Corriere della Sera. Leggiamo testualmente: siamo una buona squadra, riferendosi al cinema italiano, liberiamoci dal neorealismo. Ecco, questa è un'affermazione abbastanza pesante, perché parecchi sono a pensare che forse il neorealismo è stato il momento più alto del cinema italiano. Lei, che è una figura storica del cinema, nonché è un intenditore, cosa ne pensa di questa affermazione di Salvatores? Come si deve prendere? Ma forse sarà un'affermazione fatta in un momento curioso, perché noi siamo già liberati dal neorealismo. D'altro canto, poi, che cosa significa liberarsi dal neorealismo? C'è un film italiano in questo momento di successo, che è andato a Venezia, i 100 passi, che è un film che è accolto molto bene dal pubblico, ed è un film che parla della realtà italiana. Se questo significa neorealismo, non lo so. Ecco, Lucisano, spesso il cinema italiano è accusato di poca esportabilità, nel senso, il cinema americano trionfa spesso perché è pubblicizzato in tutto il mondo e porta storie appetibili in tutto il mondo. Secondo lei è realmente poco esportabile il nostro cinema? Ma guardi, il cinema americano è tanto esportabile perché per il problema della lingua. Intanto soltanto il mercato americano rappresenta soltanto il 60% del mercato mondiale. Per cui quando uno produce un film americano già il 60% è coperto dal mercato nazionale. Noi siamo poco esportabili, intanto anche Maurizio Costanzo recentemente, mi pare 2 o 3 giorni fa, diceva che bisognerebbe girare anche i film in lingua inglese. Io non so, alcuni film vanno girati in lingua inglese, altri sono tipicamente italiani e vanno girati soltanto in italiano. Penso a Benigni, che ha vinto l'Oscar, girato in inglese forse non avrebbe ottenuto il successo che ha ottenuto. Penso adesso al film che sta girando Tornatore, Malena, che è coprodotto con una casa americana, che viene girato in lingua italiana. Bisogna trovare alcuni i soggetti adatti. Ecco. Noi per poter riesportare dobbiamo prima di tutto essere i padroni del nostro mercato, essere i primi nel nostro mercato, come lavoravamo negli anni 70. Attualmente per poter riesportare bisogna che ricominciamo a essere rimpadronirci nel mercato in Italia. Ecco, Lucisano, parliamoci chiaro, forse mancano anche un po' gli attori di un tempo, quelli che hanno reso grande e celebre il cinema italiano, la commedia all'italiana adesso? Beh, forse la colpa è anche nostra. Diciamo cosa, non abbiamo saputo creare nuove leve, ecco. È probabile. Tenga presente però che c'è un altro un problema a monte, che la televisione assorbe, specialmente adesso con la fiction, assorbe parecchi attori e registi che prima si occupavano di cinema, per cui mancano quegli attori e quei registi che specialmente si dedicano al grande schermo. Tenga presente che se un attore fa la fiction cinematografica è difficile che il pubblico lo accetti per il grande schermo. Ecco, infatti questo. Lei prima ha fatto quasi un atto di colpa, forse è colpa anche nostra, certo, di voi produttori. Ma è vero che è finita l'era dei produttori puri, Lucisano? Ma è finita perché, quando io le stavo dicendo prima, che ci sono, sì, in Italia 80 film superano i 4 miliardi di incasso. Sì. E di questi 80 film gli italiani sono 7 o 8. 4 miliardi di incasso significa coprire a malapena il costo di copie e pubblicità, perché per un film, per essere lanciato sul mercato oggi, tra quello che si spende la televisione, per le televisioni, che il 60% si spende per pubblicizzare il film nelle televisioni, e viene speso 4 miliardi o si è non coperto il costo di copia e pubblicità. E lei capisce che a un certo punto manca il mercato. Il film americano viene qui già pagato dagli Stati Uniti, viene pagato dal resto del mondo. Il nostro film deve coprire almeno l'80% del costo in Italia, il che è molto difficile. O si trovano degli incentivi tali che possano consentire a tutti quanti, e non soltanto al film di interesse artistico-culturale per il quale ci sono delle agevolazioni, ma a tutti i film debba essere esteso una possibilità di poter recuperare il loro costo.
Questo secondo lei quindi potrebbe essere una sorta di panacea per recuperare il malessere del cinema italiano, oppure ci sono altri rimedi che potrebbero essere? No, ci sono molti rimedi. Gli spagnoli, per esempio, hanno avuto degli accorgimenti tali dove oggi il cinema spagnolo, e non soltanto quello di interesse culturale, è un cinema che è in grande ripresa. E noi dobbiamo trovare le stesse possibilità. Stranamente, in un momento in cui tutto si liberalizza tutto, il cinema italiano è dirigista. Ecco, quindi è cambiato un po'. Vorrei insistere su questa sorta di polemica che c'è. Che vuol dire è un cinema di regista? È un cinema di regista perché si fanno soltanto i film di interesse culturale che sono finanziati dallo Stato, ecco. E questi vengono decisi da una ristretta commissione che decide a suo piacimento senza nessuna considerazione per quelli che sono gli interessi anche del pubblico. Ecco, Lucisano, un argomento scottante. Riceviamo decine di telefonate da giovani autori, novelli registi, persone che si vogliono avvicinare e talvolta sono di grande professionalità, che hanno dei dubbi sul finanziamento dei fondi di garanzia dei film. Spesso ci sono delle polemiche su come sono finanziati i film dallo Stato. Un suo parere in merito, anche lei ha fatto parte della commissione. No, io sono stato contrario a questa legge al suo inizio. Ecco. E sono convinto che ci debbano essere dei fondi di garanzia per determinati film, che è importante. Non sono contro il fondo di garanzia, sono come il fondo di garanzia e viene assegnato. E su questo qui ci sono state varie polemiche. Io credo che tutto il procedimento con il quale viene assegnato il fondo di garanzia è completamente sbagliato. Ecco. Vengono finanziati dei film che al box office non fanno neanche non coprono il costo di un biglietto. Ecco, a me utente, o anche a me addetto al cinema, chi ho come garante dell'onestà con cui sono finanziati i film? Io penso che non ci sia nessuna disonestà in cosa, però ci devono essere riveduti i criteri. I criteri, ho capito. Presidente, lei ha un'iniziativa molto importante per quello che riguarda la giuria dei David di Donatello, che in passato ha suscitato parecchie polemiche, vero? No, io ho modificato l'altro anno la giuria del David, più che il David Donatello, la designazione del film italiano all'Oscar. La quale abbiamo demandato alla giuria del David Donatello, che è composta da più di 300 persone, per cui credo che sia una giuria di gente qualificata che vota secondo quello che vede il film e secondo criteri che pensano che possono portare sicuramente il film a beneficiare dell'Oscar, a ottenere l'Oscar. Speriamo sempre di portare film che siano appetiti. Interessante di portare dei film che abbiano, oltre a essere dei film interessanti, debbono avere anche penetrare anche in quello che è il pubblico americano e far capire alla giuria americana che decide sull'Oscar. Certo, immagino che spesso ci si trova anche di fronte a un certo imbarazzo nello scegliere i film da portare agli Oscar. Spesso magari succede anche che non si è in grado di portare nessun film. Vero? Può capitare. Negli anni si è capitato un certo imbarazzo, ma certamente dipende un po' dalla qualità dei film che vengono prodotti durante l'anno. Ecco. Presidente, prima parlavamo di crisi del cinema italiano, come se ne parla ormai da anni, forse da troppi anni. Però vediamo che c'è un po' un ritorno della Hollywood sul Tevere, nel senso che la nostra città ultimamente sta ospitando diversi tipi di Hollywood, due tra tutti, Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz, stanno girando a Cinecittà il film con Scorsese. Ecco, perché tutto sommato poi gli americani utilizzano i nostri spazi per produrre cinema? Perché le maestranze italiane sono di prim'ordine, perché lo stesso stabilimento di Cinecittà, posso dire in questo momento che è all'avanguardia, e credo che a loro sia più conveniente. Infatti io sono andato a vedere il set di Capri, hanno ricostruito New York 1850 ed è un set stupendo veramente, e credo che una cosa di questo genere fatta in qualsiasi altro studio sarebbe costata certamente molto di più, quindi anche un fatto, anzi soprattutto un fatto anche economico, economico. A parte le maestranze che sono certamente determinanti, ma anche sono i costi che influiscono certamente nella scelta. Ecco, da parte nostra che c'è un invito agli americani a girare da noi, oppure ci sono delle... Ma io mi auguro che gli americani vengano a girare da noi, è importante
purché non ci inflazionino i costi, perché dopo di che i nostri film non saremo più in grado di farlo noi. Infatti c'è chi dice che gli italiani utilizzano Cinecittà quasi esclusivamente per la televisione e poco per il cinema, mentre gli americani lo utilizzano sempre di più per il cinema. Che ne pensa di questa polemica? In parte è anche vero, anche se Cinecittà, devo dire, tenta di differenziarsi e tenta di dedicare più spazio al cinema in questo momento. Lucisano, è vero che Cinecittà è stata salvata in qualche modo dalla televisione? Ma io, guardi, Cinecittà intanto è stata salvata, a mio modesto avviso, è stata salvata a suo tempo quando era stata occupata dagli sfollati, perché sennò altrimenti gli americani ce l'avrebbero cancellata la cosa. La televisione ha aiutato Cinecittà, certamente è importante che anche si giri anche a Cinecittà per quanto riguarda la televisione. Noi ci auguriamo che venga più utilizzata per il cinema, però non sono molti i film italiani che si usufruiscono di Cinecittà, questo è anche vero. Presidente, un'altra domanda sul finanziamento dei film. Si cercano sempre nuovi mercati, nuovi modi per i finanziamenti. Cosa ne pensa delle pellicole e con le sponsorizzazioni private? Ma guardi, no. Io ho una polemica in corso. Voi sapete che gli incassi in Italia quest'anno, gli ultimi due anni, non sono aumentati, nonostante gli ottimismi governativi, sì. Gli incassi sono anche calati, e nonostante che il numero di schermi sia aumentato. Ma uno dei motivi che attribuisco è certamente che si fanno due partite di calcio al giorno. Due partite di calcio al giorno sono, ogni partita di calcio è un'ora e mezza di pubblicità continua. E questo qui, a un certo punto, credo che, poiché c'è un certo affollamento pubblicitario stabilito dalla legge, è una cosa che dovrebbe essere riveduta e corretta. Questa è una denuncia mirata? Ma certo che è una denuncia mirata, ma per quale motivo? Tra l'altro, oltretutto, quando si fa il posticipo delle partite, si mistifica lo stesso pubblico e si incitano forse anche il giocatore è frastornato da questa cosa qui, quando c'è un posticipo di partita, dice ma forse che cosa me ne importa di vincere. Bene, noi ringraziamo il presidente Lucisano per la schiettezza delle risposte che ci ha dato in questo breve spazio, dove abbiamo parlato del futuro del cinema italiano. Grazie presidente, speriamo di averla ospite per altre novità sempre sul nostro cinema, che sta a tutti a cuore. Grazie presidente. E noi a tutto il pubblico diamo appuntamento al prossimo speciale. Buonasera.